Salve, la ricettina di oggi è facile, facile, veloce, veloce. Essa è polpo all'insalata. Ingredienti: polpo, prezzemolo, aglio, limone, olio extravergine. Abbiamo portato ad ebollizione l'acqua con aggiunta di sale. L'acqua è arrivata a bollire, quindi prendiamo il polpo, bello grande grande, gigantesco direi, e lo immergiamo nell'acqua bollente, lo immergiamo e lo rialziamo, lo immergiamo e lo rialziamo, vedete? I tentacoli si stanno arricciando. Alzare, abbassare, alzare, abbassare, alzare, abbassare, a ribassare e rialzare, mettere tutto dentro, c'ho la mano sporca, riportare ad ebollizione, alziamo sotto il fuoco, coprire. Ecco qua, lo lasciamo a cottura minimo, ma minimo, visto che è un polpo grande, un'ora, un'ora e mezza. A dopo. Ecco che il polpo è arrivato ad ebollizione e si sta cuocendo. Si gira con un mestolo di legno, naturalmente. L'abbiamo scoperchiato, altrimenti esce tutto da fuori. Lasciamo cuocere. A dopo. Dunque, passate un'ora e mezza. Facciamo la prova per vedere se è cotto il polpo. Mettiamo la forchetta dentro, sì, è cotto, quindi adesso spingiamo sotto il fuoco e prendiamo il nostro bel polpone, sperando che non cada tutto a terra, ecco, lo alziamo, lo mettiamo nel piatto, l'abbiamo messo nel piatto. Adesso dobbiamo aspettare che si raffreddi per poterlo tagliare a pezzi. Bye bye! Or dunque, il polpo si è raffreddato, quindi adesso bisogna munirci di forchetta e coltello e incominciare a tagliarlo a pezzettini. A dopo. Bene, bene, bene. Il nostro polpo è stato tagliato a pezzetti. Ora cosa bisogna fare? Niente, quasi più niente. Bisogna aggiungere il prezzemolo e l'aglio che abbiamo già precedentemente tritato. Ecco qua, come diceva Peppino De Filippo, ecco qua, abbiamo messo il prezzemolo, l'aglio, non vi dico l'odore, purtroppo l'odore non si può sentire, ma io lo sento, polpo fresco, questo qui ieri era vivo, l'ho fatto frollare per una notte nel congelatore, perché non si può cuocere appena ucciso. Allora, abbiamo messo il prezzemolo. Che cosa bisogna fare per ultimo? Bisogna mettere un po' d'olio, il limone, il succo del limone, un po' di sale, si gira e poi si porta a tavola. E questo è. E anche per oggi abbiamo fatto una ricetta.
il polpo, perché il polipo è un'altra cosa, il polpo all'insalata. Arrivederci alla prossima.